Napoli è fra le località turistiche italiane che hanno ottenuto il maggior aumento di visitatori nel decennio che ha preceduto la pandemia. Lo attestano le presenze negli alberghi e nelle altre strutture ricettive cittadine, che sono passate da 1.761.000 nel 2010 a 3.766.000 nel 2019, con un incremento complessivo superiore al 110%. Con la pandemia del 2020 il turismo ha subito un drastico decadimento. Secondo l'Istat, nei primi 9 mesi dell'anno l'Italia ha registrato 192 milioni di presenze in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, un dato che è in linea con la media europea. Lazio, Campania e Liguria sono state le regioni più penalizzate. In questo momento siamo in piena ripartenza, la città vede i primi turisti, ma soprattutto il sì turista nella tua città sta funzionando molto bene, perché i napoletani e in generale i cittadini di questa nazione volevano assolutamente uscire dalle proprie case, uscire dal ripiegamento sul corpo e andare verso altri corpi, verso altri luoghi. Fra le iniziative per la promozione turistica attivate a Napoli per il 2021 parte a fine luglio il programma estivo Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di sud, un cartellone di spettacoli teatrali e concerti nello scenario di alcuni suggestivi luoghi della città. Ideato dal Comune di Napoli, il progetto è realizzato attraverso bandi pubblici e finanziato coi fondi regionali del programma operativo complementare. La Campania è una regione che ha un turismo culturale di grandissimo rilievo, quindi è chiaro che sostenere questo tipo di progettualità è un dovere per la regione Campania, ma è soprattutto un'opportunità per ripensare, come dice nella relazione l'assessore Palmieri molto giustamente, per rilanciare un'idea nuova del turismo, perché il turismo ha bisogno di nuove energie, nuove idee, nuove opportunità, la cultura lo è, ma qui bisogna anche rilanciare il metodo con il quale questa cultura poi fluisce verso i cittadini, verso i turisti, verso i soggetti terzi. Ritmo è una parola che rimanda alla scansione del tempo e dopo tanta aritmia dovuta alla pandemia, il ritmo del cuore, il ritmo della vita, il ritmo delle passioni, il ritmo delle stagioni deve riprendere sereno grazie alla cultura, che è la forma fondamentale di promozione turistica. Musica indie rock nella ex Nato di Bagnoli, musica classica nel parco archeologico di Pausilipon, teatro nel cortile del Maschio Angioino. È questa la proposta culturale del Comune di Napoli, distribuita su un arco di tempo che arriva fino al 1° ottobre. Ci saranno Yalma Megretta, Valderrama 5 e Fitness Forever. Seguite le pagine per tutte le informazioni, vi aspetto. Per augurare la miglior ripartenza al turismo nel nostro paese, le Poste Italiane hanno emesso il 30 giugno una serie di francobolli che raccontano la bellezza di 6 città italiane, con alcuni scorci paesaggistici di Roma, Firenze, Napoli, Palermo, Venezia e Milano. Sul francobollo dedicato a Napoli è riprodotta un'insolita veduta dell'alba da Piazza del Plebiscito, un delicato acquerello ispirato ad uno scatto della fotografa partenopea Velia Cammarano. Quello di Napoli è un francobollo che esprime proprio la ripartenza attraverso quel richiamo. L'Italia riparte e vuole attrarre i turisti, vuole attrarre le persone, vuole attrarre anche verso quelle che sono le bellezze dell'Italia. Napoli in particolare, con questa bellissima veduta di Piazza Plebiscito, un po' anomala rispetto, no, a quella più tradizionale della Basilica di San Francesco di Paola, ed è una bellissimo francobollo che viene messo in 200.000 esemplari e quindi avrà anche un valore numismatico e filatelico particolarmente rilevante. In questo momento bisogna ripartire dalle bellezze del nostro paese, e quindi di Napoli, che è un punto di riferimento centrale nel mondo, nel nostro paese. Sappiamo le difficoltà, ma questi sono momenti che poi ci caricano, ci fanno sentire l'orgoglio di essere cittadini italiani, di ripartire uniti, con solidarietà, coesione e voglia di collaborare, come abbiamo ulteriormente dimostrato in questa occasione.